Buongiorno, oggi faremo con l'impasto come abbiamo fatto l'altra volta per il coccodrillo, con l'impasto del pane, che vi ripeto la dose, è 1 kg di farina forte, 20 g di sale, 30-40 g di lievito, 50-60 g di zucchero, giusto per dar colore all'impasto quando esce. E la margarina sui 100 grammi e acqua quanto basta. Tanto l'impasto l'ho fatto vedere l'altra volta, vedete, deve venire tipo l'impasto della pizza che tutti sapete fare sicuramente. Oggi faremo sia i panini Minion e le pizzette proprio quelle da fornaio, quelle con le zucchine, con le patate, quelle sono buonissime, specialmente per i bambini per andare a scuola. E oggi faremo vedere come si fa. La mia collega vi farà vedere come si spianano, la lievitazione e come si condiscono. Buongiorno, oggi facciamo le pizzette da fornaio. Facciamo delle palline di circa 35-40 grammi massimo per fare le pizzette piccole. Allora, la mettiamo al centro del nostro palmo e facciamo una lieve pressione e col pollice ci aiutiamo a far diventare la pallina liscia e chiusa, di modo che quando andiamo a fare la pizzetta uscirà bella rotonda. Guardate. Ok, vedete, è liscia sopra e sotto non ha nessun buco aperto. Facciamo questo procedimento con ogni pallina per fare le nostre pizzette piccoline da fornaio. Se invece noi vogliamo fare il pane, la pizzetta, facciamo una pallina leggermente più grande, intorno ai 50-60 grammi, facciamo lo stesso procedimento. Roteiamo con la mano il pollice e le dita e andiamo a lisciare la pallina. Se la lasciamo più grande diventa un semplice bocconcino, mentre schiacciandola possiamo farla diventare pizzetta con pomodoro, patate o zucchine. Ora le mettiamo a lievitare, dopo la lievitazione vi faremo vedere il risultato finale. Ecco, per non farle seccare è meglio se sopra ci spennelliamo un po' di olio d'oliva o olio di semi. A dopo. Ecco, ora abbiamo le nostre pizzette lievitate. Se lasciamo i nostri panini così rimangono dei semplici panini piccolini mignon da dare ai bambini per andare a scuola come merenda, oppure se noi le schiacciamo al centro lasciando un piccolo bordino diventeranno le nostre pizzette da fornaio che adesso farciremo. Vedete? Ecco, solo al centro così ci rimane il bordino bello che poi rimarrà bello dorato e croccante. Ok, noi farciamo con. Ho preparato delle patate lavate, pelate, condite con del semplice olio, sale e rosmarino e delle zucchine lavate, tagliate fini, sempre sale e olio. E le mettiamo al centro, facciamo delle pizzette bianche, quindi senza pomodoro. Così. Stesso lavoro con la patata. Mettiamo un filetto di rosmarino. E possiamo mettere anche della salsa di pomodoro, così avremo sempre condita con sale, olio e origano al centro della nostra pizzetta, senza sporcare il bordo. Ok, così questi sono i nostri panini che avevamo lasciato prima delle palline più grandi. Possiamo lasciarli così oppure anche loro schiacciarli e avremo così la pizzetta da dare ai nostri bambini per andare a scuola. Ora, dopo che le abbiamo farcite tutte, sono pronte per andare in forno. Noi inforniamo, i forni di casa dovrebbero arrivare a circa 250 gradi, se no mettiamo la massima temperatura per un 5-6 minuti massimo fino a quando il sotto non sarà cotto. Ora le vediamo dopo la cottura le nostre pizzette. Ed ecco le nostre pizzette cotte appena uscite dal forno. Se le sollevate vedete il colore marroncino. Questo sta a indicare che la nostra pizzetta è cotta. Mi raccomando, non chiudetele quando sono calde. Fatele raffreddare così resteranno belle croccanti. Per Le pizzette anche quelle dei bambini grandi. andare a scuola come merenda. Ciao a tutti, al prossimo video!